Avrei potuto fare una diretta molto tempo prima, però sono rimasta combattuta tutto il giorno tra continuo il filone delle concessioni e avevamo con i miei fratelli stilato una serie di concetti sulle concessioni che avremmo trasferito a chi ci ascolta per ragionarci insieme, quindi permetterci di un ragionevole dubbio ne faccia da padrone. Oppure il silenzio prima del racconto. Ho preferito il silenzio. Oggi è accaduta una spiacevolissima conferma. Quella dove gli addetti ai lavori non possono fare nient'altro che abbassarsi ad un livello non terra, non terra-terra, profonda terra. Cioè si sta praticamente scavando. Lo racconto a voi, perché voglio che sia chiaro che cosa succede, come si muove, ciò che stiamo contrastando, non lottando, perché io vorrei continuare a chiarire ai tanti, se non a tutti, che a noi non interessa cambiare il mondo. Noi non vogliamo permettere che ci sia l'omologazione, l'uniformità sulla volontà di uno. Non vogliamo permettere che l'opportunità di crescita individuale venga abolito. Mio figlio è alla ricerca di una moto e già in un primo contatto all'incirca un mese fa mi era suonata strana questa risposta di un venditore. Non è andata a buon fine, la moto non piaceva a mio figlio, non valeva la richiesta e quindi non ci siamo adoperati in merito. Qualche giorno fa mio figlio mi dice: ho trovato una moto. Stamattina andiamo a vedere questa moto. Era una trappola. Diciamo che il figlio di un poliziotto vendeva questa moto. Peccato che avevamo precedentemente comunicato a questo figlio che le modalità di acquisto da parte nostra erano non nel passaggio di proprietà, nella perdita di possesso, in una trascrizione di scrittura privata con la presentazione alle forze dell'ordine e il rigetto e la consegna della targa alle forze dell'ordine. Quindi l'acquisto del bene con il riferimento al telaio in virtù della perdita di possesso. La risposta era stata: tranquillo, ci penso io. Mio figlio non è arrivato all'appuntamento perché io non ho voluto. E quindi ci siamo ritrovati che non c'era il ragazzo da dover abbindolare, da dover istigare
alla pesantezza di questo status giuridico. Spingere alla valutazione che forse questa madre lo sta appesantendo. Non è vero, addetti ai lavori? Voi credete che non vi riconosciamo? Credete soprattutto che presentandovi magari sotto mentite spoglie possiate fare i vostri giochi? Vi è andata male, molto, molto male. Anche perché un poliziotto che parcheggia l'auto sul marciapiede. Le cose sono due. O è un poliziotto che sta provando a fare un'operazione, o è un poliziotto che c'ha poco di poliziotto. Un poliziotto che non educa il figlio all'atteggiamento educato nel momento in cui non ha le stesse opinioni degli altri. Non è un buon padre o non è un padre, ma è un collega o addirittura se è un padre poliziotto che ha adescato il figlio per un giochetto del genere, allora è ancora peggio. Io spero che una volta per tutte sia chiaro la difficoltà di attecchire con sporchi giochi e sporche strategie. Noi ci aspettiamo che venga applicata la legge. Come ci stiamo adoperando noi? Ci aspettiamo che si adoperino anche le forze dell'ordine e chi è nei ruoli di legge. Non si può cercare in maniera subdola di risolvere questa condizione, anche perché. Se siamo noi nell'errore, siamo noi folli, siamo noi matti, siamo noi da rinchiudere, io continuo a ribadire per l'ennesima volta qual è la difficoltà di risolvere questa situazione in legge, perché continuo a non comprendere. Continuo a non comprendere il dispendio economico dell'impiego di forze dell'ordine in tutta una giornata nell'inseguimento per voi sotto mentite spoglie per capire cosa, ma soprattutto per controllare chi. State attenti a mettere in impiego questi soggetti, perché se a ogni bar che ci fermiamo questi drinkano, io non so quanto possono essere attendibili le loro dichiarazioni e i loro verbali. Io ve lo dico. Tra le altre cose, come sempre. Testimonianze audio, video e fisiche ci sono. Quindi non so quanto vi convenga. Che facciamo? Stracciamo questa situazione in maniera legittima? E cioè con un processo? Che facciamo? Le dedichiamo tipo 2, 3, 4, 5 giornate a questa situazione? Eh no, perché ci vogliono tutte. Non si penserà mica che in 10 minuti barra 20 si risolve la cosa. Qui c'è
Tutte le denunce fatte, tutte le incongruenze messe in atto e poi tutti i danni. C'è da valutare i danni fisici, morali, lavorativi, psichici, pratici. Le auto da ridare. Come verranno ridate queste auto? Qui c'è da chiacchierare, tanto c'è tanta carne al fuoco, tantissima. Quindi noi esortiamo a quagliare, perché credo che non convenga più a nessuno. A noi sta dando un'opportunità, che è quella di trovare nuove possibilità e opportunità di gestione di questa condizione. Vai, 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 dai, facciamoci sentire. A tutte le ore, dalla mattina alle 6 alla notte alle 4, così. Io la chiuderei perché non credo che convenga a molti. Se fosse diversamente, noi qui stiamo, tra le altre cose, stiamo valutando di, sempre per lo stato di necessità, spostare la nostra locazione, cioè sempre qui, ma visto il caldo, vista la situazione, credo che ci sposteremo in una postazione più congrua al nostro stare. Bene, io direi che al momento è tutto. Dal Palazzo di Giustizia a voi vita, forse a più tardi. Alla prossima.